Sì, ecco che Grillo sta per salire sul pullman, che ha messo a disposizione la Aguilar per andare vicino alla cena. C'è la discarica di Colletta Zotta e c'è molta confusione in questo momento, purtroppo, però diciamo silenzio. Noi andiamo, facciamo un giro con voi, vediamo, poi magari facciamo noi la conferenza stampa. Perfetto. Allora, cortesemente, per scelta delle parti, i giornalisti fuori. Rilasceranno le dichiarazioni alla fine della visita conoscitiva. Non c'è niente di strano, una discarica, mi sembra di essere tornato 20 anni fa, si parlano sempre di queste, sono soluzioni, l'emergenza di un sistema che non funziona più. Ora 60 o più comuni dovranno convergere l'immondizia qua, non ci sta più, l'immondizia cos'è, qual è il ritorno dell'immondizia, se conviene sotterrarla, bruciarla, cosa conviene fare, se fare le differenziate, se produrre in un altro modo. Allora abbiamo bisogno di ingegneri, design, di gente che progetta in un altro modo le cose di cui ci circondiamo. E speriamo di fargliele vedere adesso che andiamo su. Questa è un'emergenza che si tratta di contenere, questo tipo di emergenza. Quindi poi il problema non è tanto la discarica, il problema è a monte. Bravo. È come fare le cose, come metterle, come distribuirle, fare le differenziate forti, porta a porta, che danno più lavoro di questo, e continuare a spingere. Sono 20 anni che io parlo di queste cose e dopo 20 anni torniamo sul luogo del delitto, quando il cadavere è già freddo, perché quel cadavere è già freddo. Allora, chi ha ucciso il cadavere? Sono quelle formulazioni, quelle ideazioni, quelle strutture di prodotti che ormai non si possono più fare, e abbiamo solo un motivo, abbiamo solo un'azione da fare: spostare il carico fiscale sulle cose che si usa, si getta, si buttano su, e spostare il carico fiscale lì e incentivare l'innovazione delle piccole e medie imprese che producono diversi tipi di imballaggio, oppure riuso o riutilizzo o altre cose. Qui, ripeto, sono venuto perché gli amici dei comitati, gli amici del movimento mi hanno chiamato, vengo, perché io vengo sempre nella Riviera dei Fiori e mi fanno vedere le discariche, poi vado a Savona a vedere una centrale a carbone, siamo sempre lì, agli stessi discorsi dopo 20 anni. Allora queste cose dovrebbero servire, che tra 20 anni queste cose non si dovranno più fare, perché non ce ne sarà più bisogno. Se tu vai a San Francisco, il 75% non fanno più né discariche né inceneritori, riutilizzano la materia, la dividono, danno del lavoro, spediscono in Cina i pezzi di plastica che loro riutilizzano e ce li rimportano come prodotti finiti, e non fanno né discariche. Se lo fa una popolazione di 850.000 abitanti, non possiamo farlo noi in 60 comuni. Allora qui ci dovrebbero essere i 60 sindaci dei 60 comuni. Allora facciamo una conferenza con questi sindaci qui, con gli assessori agli ambienti, parliamo di cose strutturali vere, come fare un pezzo di plastica, è ancora possibile? Perché quando io 20 anni fa parlavo che te la rimangiavi perché lo spazzolino lo buttavi e le piogge acide, adesso sta succedendo, ci sono isole in quattro oceani, quattro isole grosse come il Texas, di plastica che gira, si sminuzza, va nel plancton, i pesci mangiano il plancton perché sono convinti e mangiano la plastica, e ci rimangiamo il pesce con la plastica, quindi qui non sparisce nulla. Ora si tratta di valutare il tipo di emergenza, e parliamo sempre di emergenza. Possiamo fare una replica? No, ecco, qui ci sono. Solo, perché tanto che siamo comunque a casa nostra. Grazie. Lei è il proprietario. Do perfettamente ragione, è come dire che scusa, il costruttore parte dal tetto della casa per costruire, no? Qua il tetto, bisogna partire dalle fondamenta. L'obiettivo è quello di ridurre a monte il packaging, perché quando mia figlia va a mangiare una merendina, per arrivare a mangiare il contenuto della merendina deve scartare 4 involucri, e non sono una magamabile una con l'altro. E il problema è quello, una tassa seria sull'involucro ridurrebbe del 50-60% la produzione dei rifiuti, no? Io la vedo così, perché non è possibile che quando si va a fare la spesa spendi 50 euro, 100 euro di roba da mangiare e fai 3 sacchetti di spazzatura. Non è possibile. Quindi il packaging è quello che rovina. Dovevamo essere in disaccordo, invece sul problema. Siamo perfettamente d'accordo. Ora il problema è come gestire questa emergenza, che per 5-6 mesi siete pieni.
perché il problema è lì. Allora, il problema non è che fare altre discariche e altre incenerie. La soluzione è, come dicevo prima, ogni comune si deve assumere una raccolta spinta immediatamente, spinta, differenziata, porta a porta, cercare dei siti di distribuzione di questa materia, ricomporre le cose con i rifiuti, poi ricomporre le cose, fare altri oggetti, riciclaggio, ma il problema vero è la progettazione a monte. No, abbiamo bisogno di ingegneri antropologi, abbiamo bisogno di design antropologi che pensino anche dove va a finire quello che progettano. Le discariche delle industrie devono essere, per legge, che il rifiuto di un'industria deve essere una materia prima di un'altra industria. È una questione di mettere in contatto persone e industrie tra loro. Ci sono 500.000 macellerie in India che si sono messe insieme, e lo scarto di una macelleria che andava nella discarica normale o nell'inceneritore è la materia prima di altre.